è 1:13 del 20 maggio 2012, quando un primo modesto tremore scuote la pianura padana emiliana, incutendo terrore e panico tra gli abitanti della zona. Tutto torna alla normalità, ma con uno strano presentimento. Il peggio deve ancora arrivare. Sono le 4:03 della mattina odierna. All'improvviso un boato accompagna una nuova ma più forte scossa di terremoto di magnitudo 5.9 a una profondità di 9,6 km e con epicentro a Finale Emilia. Nell'immediato si registrano danni a centri storici, chiese, castelli, cattedrali ed edifici rurali della zona. Gli abitanti delle zone limitrofe si sono subito riversati per le strade, per lo spavento e alla ricerca di sicurezza. Nel frattempo la terra continua a tremare, con intervalli brevissimi e con intensità sempre molto rilevante, sempre superiore al magnitudo 4. È l'alba e si scopre che il terremoto ha causato 7 vittime, oltre agli ingentissimi danni nelle zone limitrofe all'epicentro. La scossa è stata avvertita in tutta l'Emilia-Romagna, ma anche su Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta, Friuli, Venezia Giulia, Toscana e Marche. Nel pomeriggio la terra continua a tremare, ancora con intensità indicativa di magnitudo 5.1, con epicentro a Mirabello, alle ore 15:18. Il tremore è nuovamente avvertito in tutta la pianura padana e suscita nuovamente caos e disagi tra la popolazione, demolendo gli edifici già danneggiati al mattino e lesionandone gravemente di nuovi. Nei giorni successivi l'intensità delle scosse è progressivamente calata, a differenza della loro frequenza, che continua a essere molto ripetitiva e costante. La tranquillità della settimana successiva dà spunto alla popolazione per organizzare gli aiuti, i soccorsi e le tendopoli per gli sfollati. Cominciano anche alcune operazioni di messa in sicurezza e di puntellamento di alcuni edifici danneggiati dalla scossa. Siamo arrivati al 29 maggio e nonostante le continue scosse di assestamento, si è pressoché tornati alla normalità, per cui riaprono alcuni edifici, attività e scuole. Sono le 9:03 quando la terra torna a tremare ancora, con profondità molto superficiale e magnitudo stimata di 5.8. Questa volta la terra trema per 30 interminabili secondi e in modo più ondulatorio rispetto alle scosse del 20 maggio. I danni della scossa questa volta comprendono anche i danni di recente costruzione e sono diffusi su una zona molto più estesa. L'ansia e la paura hanno il sopravvento, neanche il tempo di prendere fiato che alle 12:56 e alle 13 la terra torna a tremare con magnitudo rispettivamente di 5.3 e 5.1, ancora molto superficialmente e con epicentro tra San Possidiano e Moglia. La devastazione è ormai estesa su un'area di raggio superiore a 30 km dall'epicentro e si contano altre 20 vittime, tra cui degli operai sorpresi dal cedimento di capannoni dove lavoravano durante la scossa. Questa volta vengono fatti evacuare anche edifici scolastici e uffici in province più distanti come Milano, Bergamo, Brescia, Mantova, Rovigo e Bologna. Sono chiusi tratti di ferrovie e ponti stradali tra Veneto, Lombardia ed Emilia. La stima dei danni è impressionante. Si sono rilevati tantissimi crolli e distruzioni tra Mirandola, Moglia, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, Concordia sulla Secchia, Mirabello, Bondeno, Sant'Agostino, San Possidiano e tanti altri paesi della bassa modenese. Disagi minori ma comunque rilevanti si sono registrati tra le province di Mantova, Rovigo, Bologna e Reggio nell'Emilia, dove sono stati segnalati ingentissimi danni agli stabilimenti caseari del Parmigiano Reggiano, con migliaia di forme di formaggio rovinate irreparabilmente dalla caduta durante la scossa.
Il sisma del 20-29 maggio ha interessato però un'area molto estesa. Infatti è stato distintamente avvertito in tutta l'Italia centro-settentrionale, Slovenia, Croazia, Austria, Svizzera, Francia orientale e parte della Germania meridionale. È inoltre stato riscontrato un altro livello del fenomeno della liquefazione del suolo nelle zone limitrofe dell'epicentro, fenomeno che spesso accompagna le scosse di forte intensità con magnitudo superiore a 5 e dove il suolo è sottoposto a fortissime pressioni e sollecitazioni. Gli aiuti del governo, comuni italiani e associazioni sono arrivati, ma diamo un'occhiata alla situazione ad un anno di distanza dell'accaduto. Effettivamente cosa è cambiato? È passato esattamente un anno dalla prima scossa del 20 maggio 2012, ore 4.03. Noi siamo andati a vedere con i nostri occhi com'è oggi la situazione, se gli aiuti sono arrivati e i paesi colpiti hanno ricominciato a vivere. Perlomeno siamo potuti rientrare nelle loro case, almeno quelle dichiarate ancora abitabili. Mentre ci avviciniamo alle zone colpite dal sisma, cominciamo a vedere calcinali distrutti, abitazioni in via di ristrutturazione. In ogni casa notiamo la presenza di una roulotte o un camper, addirittura piccole casette di legno prefabbricati. Qui molte famiglie ci vivono ancora, in attesa di riparare i danni. Ma questo non è tutto. La cosa peggiore è quando siamo arrivati nei centri di questi paesi. Il tempo si è fermato quel giorno. Interi quartieri transennati, dove nessuno può entrare, calcinacci, palazzi ancora sventrati, le chiamano zone rosse. Mentre cammini ti sembra di essere una città fantasma. Il vento ogni tanto fa sbattere qualche persiana rimasta persa. Guardi negli atri dei palazzi e vedi calcinacci, crepi ovunque, persino i marciapiedi si sono alzati. Un senso di ansia e impotenza ti assale, pensi, solo pochi secondi per perdere tutto. Di quanto impotenti siamo di fronte alla forza della natura. Il primo paese che abbiamo visitato è stato Mirandola. Il centro storico è ancora oggi completamente disabitato. Non esistono più uffici, negozi, chiese e banche. Su ogni porta trovi scritto edificio non agibile, entrare solo con autorizzazione. Abbiamo parlato con delle persone del posto, è da un anno che aspettano di rientrare nelle loro case. Ma se anche la loro casa è agibile, ma quella del vicino non lo è, non possono, devono prima aspettare che demoliscano quelle pericolanti. Intanto il tempo passa. Vivono nei centri di accoglienza, li chiamano moduli abitativi, piccole case prefabbricate grigie dove in piccoli spazi vivono intere famiglie. I commercianti hanno cercato di riprendere per quello che hanno potuto la loro attività. Alcuni si sono trasferiti in periferia, altri hanno costruito piccole case di legno o prefabbricati lungo strade o, se era possibile, davanti al proprio negozio inagibile. Tutto questo con i loro risparmi. Gli aiuti non li hanno visti, lo Stato non li aiuta. Chi sopravvive lo fa con le sue forze, gli altri non hanno speranza. Il secondo paese che abbiamo visto è Cavezzo. Interi edifici distrutti, qui almeno le macerie li hanno portate via. Restano zone vuote tra una casa e l'altra. Quel giorno la terra si muoveva come se fosse un mare. Lì tutte le chiese sono crollate, la scuola è inagibile, ne hanno costruita una d'emergenza. Quella mattina si è evitata una tragedia, perché se la scossa fosse stata più tardi avrebbe ucciso centinaia di persone, visto che si sarebbero svolte comunioni pesime. Anche questo centro storico è una città fantasma. Alcune persone ci dicono, poi, oltre il danno alla beffa, lo Stato gli aveva sospeso i mutui fino a dicembre. Da gennaio ha dovuto riprendere a pagare, pure con gli interessi. Ma poi, per case inagibili, che verranno demolite, dove loro non torneranno più a vivere. Questo ci sembra una pazzia. Appena entriamo nel paese, leggiamo un cartello con scritto «Cavezzo vuole ricostruire». Gli artigiani, sempre quelli con qualche risparmio, si sono riuniti, hanno comperato dei container di mare, hanno formato un piccolo centro commerciale, ogni container un piccolo negozio. Questo è il loro modo di dire la vita continua, noi ci siamo. Per non parlare poi delle zone industriali, interi capannoni distrutti.
Lì persone hanno perso la vita cercando di ricostruire dopo la prima scossa, uccisi, presi all'improvviso dalla seconda del 29 maggio. Il loro sacrificio speriamo serva a qualche cosa. Molti hanno chiuso non avendo fondi economici. Ci dicevano che alcune multinazionali non ricostruiranno più, torneranno nei loro paesi d'origine. Un fatto positivo che ci è stato raccontato è che un imprenditore del posto, nonostante abbia perso tutto, ha ricostruito, lo ha fatto per il bene dei propri operai e tutto questo senza l'aiuto di nessuno. Chi ha ripreso lo ha fatto con le sue forze e possibilità, gli altri sono tagliati fuori, non riescono a vedere uno spiraglio di luce, devono essere aiutati economicamente. Anche qui beffa, devono pagare tasse e mutui su immobili che non esistono più. E come possono pagare se non hanno il lavoro? Non gli si dà la possibilità di ricominciare, ricostruire, lavorare, vivere. L'ultimo paese che abbiamo visto è stato Concordia. La situazione non era diversa. Ognuno ricorda e vive a modo suo la propria disgrazia, aspettando gli aiuti, più chiaramente i soldi. Rimangono comunque ancora molti dubbi sulla vera intensità e causa del terremoto e il criterio usato per dichiarare una casa inagibile o da demolire. Mentre camminiamo in questa desolazione, ogni tanto vediamo qualche persona che va a vedere la propria casa, magari per l'ultima volta, prima di essere demolita. Oggi è passato un anno e noi ci siamo resi conto che poco è cambiato. Il tempo si è fermato quel 20 maggio 2012. Ci piacerebbe credere che da oggi le lancette dell'orologio cominciassero ancora a muoversi insieme a tutta la macchina della burocrazia. Dare nuovamente speranza a queste persone come noi che in pochi secondi hanno perso tutto. Se avete occasione e non avete niente da fare, tra l'anno esatto il 20 maggio 2014 ci piacerebbe camminare insieme a voi tra questi paesi per vedere se qualcosa è cambiato. È una nostra speranza. Quello che abbiamo scritto oggi è una nostra piccola testimonianza. A noi è servita molto, non so quanto voi. Noi sappiamo solo una cosa, l'importante è non dimenticarli. Thank you.